stiamo verificando tutte le possibili causali, principalmente avendo riguardo all'attività lavorativa della vittima. Come sapete, è settore del movimento terra. E ciò anche al fine degli aggressori, cioè la causale con riferimento proprio ai due mezzateste. È una verifica necessaria perché dobbiamo verificare appunto la competenza che allo Stato rimane alla Procura di Lamezia. Tutt'oggi comunque non sono emersi elementi per investire la Procura distrettuale antimafia. Ora, al di là della chiarezza o meno dei fotogrammi, secondo noi è tutto abbastanza lineare, a mio avviso sarebbe sufficiente che uno solo dei due avesse sparato, spalleggiato dall'altro. Tenete presente le modalità iniziali, i due giungono sul posto con vetture diverse, sono entrambi armati, entrano, discutono, il fatto è comune a entrambi gli aggressori, dopodiché, una volta compiuta l'azione omicidiaria, i due si allontanano con autovetture diverse. È chiaro quindi che è configurabile, al di là del concorso materiale, anche uno spalleggiamento, quindi un vero e proprio concorso morale nella esecuzione dell'omicidio. Ciò anche a voler ritenere, così come si è detto, che uno dei due non abbia sparato. Noi riteniamo che non sia così e gli elementi sono puntualmente indicati nella richiesta di convalida del fermo e di misura cautelare. Come diceva il signor procuratore, qualcuno ha ritenuto che il figlio non avesse partecipato all'azione delittuosa attingendo poi con colpi di pistola uno delle due vittime. Grazie. In realtà non è così, perché dalla visione dei filmati si vede che il figlio, che nel frattempo svolgeva una funzione di palo all'esterno mentre il padre continuava a attingere mortalmente le due vittime del reato, mentre il figlio svolgeva funzione di palo, ecco, subito dopo il figlio rientra, sferra un calcio a uno dei due per cercare di, insomma, placare la loro controreazione, dopodiché esplode anche un colpo di pistola, si vede chiaramente, così come si vede che subito dopo l'esplosione del colpo di pistola la stessa ha una sorta di inceppamento, il padre infatti ha uno scatto d'ira e spintona subito il proprio figlio al di fuori del locale per non sottrarlo da quelli che erano i suoi compiti, cioè quello di sorvegliare l'area esterna affinché poterlo poi avvisare nel caso di un passaggio di presenza di pattuglie delle forze di polizia o comunque di persone che erano lì nelle vicinanze. Quindi noi abbiamo, da una visione attenta dei filmati, si vede che il figlio estrae, cioè la pistola la estrae e attinge mortalmente il pescio, addirittura sferrando un calcio con inaudita violenza alla testa proprio del malcapitato Vescio. Quindi responsabilità, diciamo che, come diceva il signor procuratore, il quadro è abbastanza lineare, non ci sono dubbi sulla dinamica, piuttosto ecco, dovremmo accertare il causale, quale sia stato il reale motivo del litigio avvenuto all'interno del bar. Per quanto riguarda quello che non avete ancora preso, a che punto siete? Siamo lì per lì, siamo ancora in alto mare? È attivamente ricercato, stiamo facendo delle indagini a tutto campo, adesso non possiamo dire a che punto siamo. Siamo sulle sue tracce. Quindi nessuna previsione di. Nessuna non le possiamo fare. Sicuramente diciamo, siamo tutti quanti proiettati per la cattura, vista anche la pericolosità del soggetto e l'efferatezza del duplice omicidio, come è avvenuto nelle modalità e nella scrittura della gente. Avevano precedenti il ricercato addirittura un precedente datato un po' nel tempo per tentato omicidio, anche abbastanza grave. Scusateci, le due vittime erano pure loro armate o no? Le due vittime non erano armate. No. Probabilmente erano andate lì tranquille, la cosa potesse risolversi con un confronto diretto con le persone, con i due autori del reato. Volevo capire, voi presumete che loro avessero un appuntamento con i due, con Diarnazzo e Vescio, e poi è stato sottoposto alla prova dello stupro mezzatempo?
abbiamo già le voglio precisare un altro aspetto. Il filmato della videosorveglianza non ha fatto altro che avvalorare quella che è stata già l'attività svolta, perché il mezzatesta già ben prima del filmato, della visione del filmato, era già stato rintracciato e portato in caserma ed era già oggetto di investigazione specifica. Il filmato è stata una ulteriore prova, è la prova del 9 che chiude, butta via la chiave del catenaccio e ci permette di dare anche, di avere la certezza della dinamica dei fatti, perché prima abbiamo la testimonianza, avevamo situazioni, però diverse testimonianze, avevamo anche l'atteggiamento stesso del mezzatesta, che era molto titubante, reticente quando abbiamo interrogato, quindi avevamo già l'indirizzo ben preciso. Il filmato ci permette di dare non tanto le responsabilità per l'omicidio, quanto capire quella che è stata la dinamica dei fatti, ed è stato il proprio. Sono questi due, che i due, il Vescio e lo Iannazzo, che vengono là. C'è questo chiarimento, c'è una discussione, c'è, diciamo, una riunione dove loro si fermano e parlano tranquillamente al tavolo. Poi sta a vedere l'oggetto della discussione e quello che ha fatto poi scatenare la reazione omicida da parte del, che premetto, è andato già armato, quindi già poteva, secondo noi già prevedeva che potesse avere un effetto di quel genere. Avevano un appuntamento oppure sono andate lì che le hanno viste? Verosimilmente, tenendo presente che lo Iannazzo e il Vescio erano, non dico abituali frequentatori di decollature, però molte volte erano stati visti nell'area di decollature. Avevano, quindi, dei lavori con la avevano, avevano degli interessi per stare là sul posto. Quindi era importante il fatto del filmato. Il filmato ci permette di capire bene, di vedere, perché la vediamo completamente, quella che è la dinamica dei fatti, come è avvenuto tutto il, e ci dà una mano nell'individuare chi poi, i probabili testimoni, persone che sono state presenti, quindi di avere un quadro completo della vicenda. Anche perché, signor Colonnello, anche perché subito dopo il nostro arrivo, una volta assunte le prime sommarie informazioni, e una volta quindi accertata la presenza dei due sul posto, una volta andati a casa nell'immediatezza del fatto, avevamo subito un primo riscontro, perché mentre il figlio era lì sul posto, era molto agitato, il padre già si era di fatto reso irreperibile, questo già prima della visione dei filmati, quindi già i primi sospetti sul mezzatesta Domenico, già era un primo indirizzo investigativo. Poi ovviamente si è avuta la certezza, la prova granitica con la visione delle immagini del circuito interno del bar. Che lasciano pochi dubbi. Quindi interno e anche esterno. Esterno. Il filmato, come vedete voi, il filmato è chiaro e si nota una piccola nota di colore, per quanto si possa fare in questa vicenda, l'efferatezza e la cattiveria con cui è avvenuto questo duplice omicidio. Io raramente, forse mai, ho visto una cosa del genere. Sono in territoriale dal 1991, ne ho visti, però mai avevo visto una cosa del genere. L'efferatezza e la volontà proprio di porre fine alla vita di queste due persone. Tipo l'esecuzione. Esecuzione no, certo. Efferatezza. Più. Le telecamere, qui sono tre, c'è una interna al bar. C'è una telecamera. Il problema che non ci possiamo porre, che non ci porremo certamente, è quello della volontà omicida. La reiterazione dei colpi, la modalità finale, l'ultimo sparato con uno dei due ormai a terra, ci dà prova evidente della volontà omicida e delle aggravanti contestate. Quanti colpi sono stati sparati? Almeno 7-8. 8? 7-8, uditi chiaramente anche dai testimoni. È bosso, in tutte le parti del corpo, sono stati dal capo al... Non ci pone problema di riferibilità. Cioè, dei testimoni. Non ho capito. Testimone, il corso dei rischi. Gli avventori erano nel bar, certo che hanno corso dei rischi perché non ci si è creato nemmeno il problema, però sono stati abbastanza svegli a chi si è nascosto sul bancone, chi è andato nel bar, cioè, c'era gente che perlomeno non è scappato via. Sono nel bar, anche questi comunque hanno riferito in ordine alle modalità iniziali, perlomeno, dell'aggressione. Cioè, soltanto c'è da definire e vedere bene quella che è il motivo della discussione. Il resto per quanto anche perché i due partecipavano alla riunione, erano seduti le due vittime? No, i due aggressori? Gli altri due? Gli
altri due erano seduti. Perfetto. Ma chi sono questi altri due? Ci sono altre due persone. Si vedono in telecamera. Siete di processo. Per... Se un incontro assegno. Si sta sbagliando la posizione di tutti quanti. Di tutti gli altri. Come vedete, gli individuati che sono questi? Si vedono bene. Ripeto, di quello che è avvenuto sappiamo tutto, non ci sfugge nulla. Però, c'è da mettere a posto le varie posizioni. Giorgio Naselli che faceva là dentro, il procuratore presidenziale che ci faceva, della capitale, due, no, no. È da chiarire il ruolo di chiunque. Quindi Lamezia sicuramente era della provincia di Catanzaro. Se ci dice Lamezia o sicuro che sono della provincia di Catanzaro. Sicuro sì. Il momento abbiamo detto che resta, per il momento resta quello, insomma, non c'è una no, resta quello. Stiamo verificando i possibili moventi. C'è un movente che è stato indicato in un articolo di stampa, potrebbe essere quello, potrebbe essere quello, ma state vagliando altre possibilità. Certo. Potrebbe essere. Ripeto, questo è importante anche ai fini della competenza. Capire se c'è l'aggravante dell'articolo 7 del fatto di mafio o meno. No, non è fatto di mafia. L'articolo 7 lo escludiamo, resta qua così. Lei, signor procuratore, può dire di aver risolto nel più breve tempo possibile insieme all'arma dei carabinieri. Io questo voglio dire, voglio votare un duplice omicidio. Se lei mi permette, la tempestività e la professionalità con cui si è operato subito, ancor prima di prendere visione dei filmati. E questo per me è un elogio che voglio fare ai militari dell'arma. Bisogna darvi atto, bisogna dare atto al lodo soprattutto. Era per sottolineare questo. Scusate, ci torna a testa, a vostro avviso avete degli elementi da ritenere che possono appartenere a qualche famiglia mafiosa o referenti a qualche famiglia mafiosa? Allo Stato non abbiamo elementi, le ripeto, se avessimo avuto un elemento del genere avremmo già chiesto lo spostamento di competenza. Comunque stiamo verificando tutto. I rapporti anche, diciamo, degli aggressori, cioè dei due mezzatesta, che potrebbero essere a loro volta vittime di un qualcosa in precedenza. Stiamo verificando tutto il possibile. Allora, se questa si presenterà, avvisateci. Sei di prima. Posso fare il dovere di cronaca. Posso fare io una domanda? Se mi è consentito. Sì, ma poi se possiamo rispondere noi. Chiedo sempre il permesso se adesso farò la domanda. Lei le può fare, il problema è il nostro. Può anche dirmi no, basta, finiamo, vediamola qua. Posso dirle, continuiamo. Ma non sono il maior. No. Resta sempre il decano. Sì, esatto. Allora, in molti si sono concentrati sui due autori dei omicidi. Però si è sfuggito. Invece, figura dei due che qui bisogna stabilire chi è l'aggressore e chi è la vittima, perché potrebbero essersi anche fatti giustizia da sé, due mezza testa rispetto eventualmente ad una richiesta piuttosto esagerata dei due vittime che avevano posto ai mezza testa. Ma i due hanno dei collegamenti con qualche famiglia a Medina? È tutto, al vaglio ed è, non stiamo lasciando nulla. Ripeto, se avessimo già la certezza di collegamenti particolari, le modalità di personaggi ci porterebbero veramente, avrebbero portato il procuratore presidente a cedere il fascino direttamente a Catanzaro. Potrebbe anche essere così, come non potrebbe essere, va snocciolata nel dettaglio tutta la vicenda. Non abbiamo prove che possa essere così. Sai cosa volevo dire? Nel filmato l'aggressione è unilaterale, cioè partita direttamente dai mezzatesta, o c'è stato, come dire, si può essere una mente? Non c'è stato. Quindi non c'è nemmeno un'ipotesi di difesa. C'era un'animata discussione che viene troncata dall'atteggiamento del padre, che si alza improvvisamente e decide di iniziare a fare. Quindi non c'è stata da parte delle due. Non c'è nessuna valutazione precedente alla. Ma anche se non fosse stata cambierebbe pochissimo. La discussione è durata quanto è durato? Un minuto, 5 minuti. Cioè dalla fine di al bagno. Stanno votando i tempi. Alla Far West hanno risolto. Capoli quando è successo. Il procuratore, quella è non la maniera, no, no, che è così tanto. Se no poi. Vabbè. Grazie. Grazie a voi.
Prego. Ok.